Benvenuti al corso di elettrotecnica. Adesso andremo a illustrare quali saranno i punti chiave che andremo a studiare in questo corso. Il primo punto, ovviamente, il modello circuitale. Quindi andremo a studiare perché e come andiamo a estrapolare le leggi fisiche appartenenti a vari componenti. Perché le andiamo a studiare in questo modo, quali sono le loro equazioni caratteristiche, anche dette equazioni costitutive, e le varie fasi di studio di un circuito. Quindi, modello circuitale, andremo poi a vedere quindi le varie fasi di studio di un circuito in stato stazionario e in stato sinusoidale. Vi anticipo che i metodi saranno il metodo di Millman, il metodo di Thevenin, Norton e le correnti di maglia. E per ultimo i potenziali nodali. Quindi questi saranno i modi di risoluzione di un circuito che andremo a vedere sia in caso stazionario che in caso sinusoidale. Per ultimo andremo a studiare i circuiti dinamici. I circuiti dinamici andremo a vedere brevemente, non in maniera molto approfondita, i circuiti dinamici, capacitivi e induttivi. Però soltanto del primo ordine, quindi appunto in modo abbastanza veloce, soltanto per capire cosa è un circuito dinamico, che cosa si intende per circuito dinamico e come si andrebbe a risolvere un circuito dinamico, quindi andare a studiare come si dovrebbe andare a studiare l'evoluzione del tempo. Come vedete è un corso abbastanza generale, questo perché non vuole entrare nel dettaglio del funzionamento e degli esercizi, ma fornire un valido strumento per andare a comprendere meglio tutti gli esercizi e comunque riuscire a comprendere anche i libri di testo e sapere di cosa si sta parlando. In un altro corso andremo ad approfondire invece esercizi sui circuiti dinamici, quindi andremo a vedere varie di circuito dinamico, come andare a graficare a mano il risultato e in maniera più precisa e andremo a vedere esercizi sul sinusoidale e sul trifase. Quindi per ora il corso è questo, un generale dell'elettrotecnica e iniziamo subito. Di circuiti. Modello circuitale. Cercherò di scrivere il più chiaramente possibile e poi aggiungerò delle slide per fare ancora più chiaro il concetto. E quindi, come si caratterizza lo studio del nostro circuito? Lo studio del circuito si caratterizza di conoscenza di tensione, corrente e basta. Queste sono le differenze, queste sono le caratterizzazioni principali del nostro circuito. Tensione e corrente. Io in ogni punto devo sapere la tensione e la corrente del mio circuito, quindi come sono caratterizzati, quali sono le leggi che lo governano, perché e come ci si arriva a quel risultato. Ma partiamo dall'inizio, cos'è la tensione? Allora, ricordando che il lavoro di una carica elettrica, forza per spostamento, quindi essendo la forza elettrica, carica per campo elettrico, per la differenza di spostamento, cioè per la differenza di posizione, quindi per lo spostamento, allora se andiamo a vedere il nostro lavoro, sarà la sommatoria dei vari lavori infinitesimi, quindi la sommatoria della forza per lo spostamento infinitesimo. Quindi il lavoro è anche uguale a carica per integrale di NDS.
Questo per dire che cosa? Che la differenza che la nostra tensione sarà il lavoro diviso la carica, ovvero l'integrale tra dE in dS. Quindi la nostra tensione sarà il lavoro necessario per portare la carica da un punto a un altro della curva. Trovando lo spostamento su questa, diciamo, una curva generica, questa è la nostra carica. Qui avremo la nostra forza, dividendo in spostamenti infinitesimi è possibile arrivare all'integrazione e quindi dire che la tensione è il lavoro fatto sulla carica, quindi il lavoro per unità di carica per lo spostamento su questa curva, il lavoro fatto da chi? Dal campo elettrico, quindi il lavoro della forza elettrica per unità di carica è uguale alla tensione. La tensione non è una variabile di stato, quindi la tensione cambia in base alla curva. Se noi utilizziamo una curva di questo tipo, la tensione sarà diversa di utilizzare una curva di questo tipo, quindi appunto perché dipende dallo spostamento e dalla curva. Quindi in generale, appunto, la tensione non dipende volevo dire, scusate, dipende dal percorso e sappiamo però che il campo elettrostatico è conservativo, appunto statico, quindi se abbiamo un campo statico, il lavoro lungo un percorso chiuso, quindi anche detto la circuitazione di E in dS, è uguale a zero, ovvero se io prendo percorso chiuso, comunque orientato, se io parto da A e arrivo ad A, il lavoro sarà nullo. Quindi la tensione per portare una carica da un punto iniziale allo stesso punto iniziale sarà nulla. La tensione si indica con la lettera V, VAB, quindi in questo caso VAA, ovvero lettera iniziale e lettera finale sarà nulla. Invece un percorso, diciamo, una curva orientata in questo modo sarà VAB. Quindi dipende dal senso di orientamento del nostro percorso. Questo come si va a vedere? Abbiamo visto che è il lavoro per unità di carica, ovvero EDS, da quello iniziale a quello finale. Quindi, scusate, prima ho sbagliato, ho scritto VAB, in realtà sarebbe VBA. Perché? Perché parte da A, vedete la prima lettera è A, e arriva a B, quindi la seconda lettera è la B. La soluzione di questo integrale sarebbe VB meno VA, e quindi VBA. Non confondete A perché è prima di B, allora è la prima lettera, come ho fatto io in questo momento. Andate sempre a ricordarvi che la prima lettera è la direzione puntata dalla freccia, quindi VBA. Se qui avessi avuto CF e la freccia sarebbe stata in questo modo, sarebbe VCF. Ok, quindi punta dalla freccia, lettera iniziale, retro della freccia, lettera secondaria, seconda lettera. Quindi, abbiamo visto la tensione è questa. Cos'è invece la corrente? La corrente è definita dal moto di cariche, no? Cos'è la corrente? È semplicemente un moto di cariche, ma visto che noi non possiamo andarci a studiare la nostra corrente come microscopicamente, perché appunto il nostro scopo è quello di andarci a studiare il fenomeno fisico attraverso dei componenti, andremo così a studiare per semplicità la corrente come la variazione della carica contenuta in un conduttore, ma come il segno positivo si darà alle cariche positive. Quindi il segno della corrente sarà definito positivo come cariche positive entranti. Ovvero, se noi abbiamo un nostro conduttore, abbiamo che i veri portatori di carica sono gli elettroni. Abbiamo elettroni, protoni,
e protoni. Gli elettroni, se qui abbiamo il segno più, qui abbiamo il segno meno, gli elettroni si muoveranno in questo verso, no? Quindi vuol dire che questi elettroni, muovendosi, lasceranno delle lacune, chiamate così di segno positivo. Questo è mentre gli elettroni se ne vanno e vanno verso il segno positivo. Quindi allo stesso modo si creerà un flusso di cariche positive verso il meno. Quindi andiamo a definire la corrente come il passaggio di cariche dal segno positivo al segno negativo, anche detto da potenziale maggiore a potenziale minore. Quindi se qui abbiamo un VA, io abbiamo un VB, visto che la corrente va dal più al meno, vuol dire che VA è maggiore di VB. Quindi la corrente andrà dal potenziale maggiore al potenziale minore. Questa spiegazione, questo valore, questo diciamo, studio della corrente è molto utile soprattutto nelle fasi di studio dei componenti quali transistor, tiristori e diodi, che non credo che riusciremo a fare in questo corso, al massimo ne farò un corso extra cercando di spiegare anche questi componenti. Quindi la corrente è questo senso. Abbiamo definito anche la corrente. In generale la corrente sarebbe l'integrale della densità di corrente per la normale nella superficie. Visto che scusate. Visto che abbiamo definito tensione e corrente, andiamo a definire due leggi fondamentali dell'elettrotecnica: leggi di Kirchhoff per le tensioni, leggi di Kirchhoff per le correnti. Leggi di Kirchhoff per le tensioni: abbiamo detto che un campo elettrostatico da circuitazione di verde S vale a zero, il che vuol dire che in un percorso chiuso la somma delle tensioni sarà nulla, quindi A, B, C, D, A. Se ne andiamo a fare VA meno, se ne andiamo a fare, scusate, la tensione in questa linea, la tensione in quest'altra, in questa avremo VB meno VA più VC. Anzi, scusate, evitiamo di fare la dimostrazione perché perdiamo tempo. Comunque, la sommatoria delle tensioni sarà nulla, ok? Quindi, di nuovo, una qualsiasi maglia chiusa, la somma delle tensioni è nulla. Leggi di Kirchhoff per le correnti: la sommatoria delle correnti entranti in un nodo è nulla, ovvero conservazione della carica. Carica entrante in un nodo è uguale alla carica uscente. Quindi la carica entrante in questo nodo sarà uguale alla carica uscente da questo nodo. Quindi se noi abbiamo un qualsiasi circuito in cui abbiamo più maglie, più nodi, avremo più punti di incontro, diciamo, tra i rami, avremo che la sommatoria delle correnti entranti in quel nodo saranno nulle, e questo ci permetterà di andare a scrivere delle equazioni risolutive molto più rapide. Quindi andiamo un po' più rapidi perché altrimenti sprechiamo troppo tempo, ci sarebbe da parlare per ore. Quindi andiamo direttamente ai bipoli fondamentali. Quali sono i bipoli fondamentali? I bipoli fondamentali si dividono in base alla classificazione della loro caratteristica, ovvero legame tra tensione e corrente, e si dividono in bipoli utilizzatori, bipoli attivi, che sono i tipi che ci interessano di più, quindi utilizzatori anche detti passivi e scusate, bipoli attivi.